siamo a SIGEP 2019, 19 è un numero magico perché vuol dire che 100 anni fa, in un altro 19, che cosa è successo? Lo chiediamo a Costanza. Allora, nel 100 anni fa è stata fondata l'azienda Caffè Filicori Zecchini di Bologna da mio nonno Aldo Filicori e il nonno di Luigi Zecchini, che si chiamavano Aldo Filicori e Luigi Zecchini. E poi è stata ampliata e portata avanti da mio padre Giovanni Filicori e Giorgio Zecchini, e adesso siamo arrivati ai 100 anni, noi siamo la terza generazione. Dottor Luigi Zecchini, cosa si prova a compiere 100 anni di attività? Li porta anche molto bene, direi. È un traguardo importante, molto importante. Abbiamo sviluppato l'azienda in questi anni, come ricordava la signora Costanza, e in questo periodo, diciamo, l'azienda ha avuto uno sviluppo in Italia e anche all'estero sicuramente oltre a quelle che potevano essere le aspettative dei fondatori, e di questo siamo molto orgogliosi. Un'azienda che ha 100 anni, nata a Bologna, Bologna la dotta. In pratica i vostri avi che cosa hanno fatto? Avevano un piccolo negozietto e hanno cominciato da lì a poi a comprare il caffè verde, a tostarlo e tutto quanto. Dopo 100 anni è facile o difficile vendere un marchio, un brand come questo? Beh, da parte della nostra famiglia è sempre stata perseguita la qualità. La qualità nel tempo pagherà sempre. La ricerca sempre di caffè sempre migliori, torrefatti in maniera sempre più specifica, portando sempre nuove ricerche, ci porta a grossi risultati e comunque a grandi soddisfazioni, perché veniamo anche cercati proprio per la nostra qualità. Quali sono i colori del tè che voi trattate? Allora, noi abbiamo 16 tipi diversi di tè provenienti dallo Sri Lanka che vengono fatti solo e esclusivamente per noi e che noi rivendiamo, sempre nella ricerca anche questo di migliorare sempre di più e di avere sempre più prodotti, gamma di prodotti che riguardino la caffetteria. Beh, c'è anche il cioccolato, certo, abbiamo anche la ricerca del cioccolato. Tè, caffè e cioccolato vanno sempre insieme, a nostro avviso. L'azienda oggi, se si considera anche la controllata statunitense, è intorno ai 20 milioni di fatturato. È un'azienda che opera sul territorio nazionale, come dicevamo, e con una struttura di rappresentanti e di collaboratori commerciali, e sul territorio, diciamo, extra nazionale, quindi con dei distributori esteri che però sono, diciamo, collegati a noi con un rapporto molto stretto, quindi di partnership e di collaborazione continua, in modo tale che la politica commerciale che noi perseguiamo sia in Italia che all'estero sia la medesima, e la presenza e l'immagine sia la stessa. C'è tanto mercato ancora nuovo da scoprire, il caffè è pieno di possibilità. Qui al SIGEP cosa avete portato di novità? Allora, al SIGEP abbiamo portato di novità i monorigini, il caffè bio e le estrazioni particolari, cioè a freddo, altri tipi di estrazione, anche a caldo, che sono diffuse in tutto il mondo, sono diffuse più, che provengono più dall'estero, che sicuramente in Italia dobbiamo imparare a farlo. Quindi a livello di prospettive future, l'azienda che cosa vede, che cosa sarà la Filicori e Zecchini tra 10 anni? Sempre un'azienda di caffè, ovviamente, non solo di espresso, dal prodotto principe da cui noi siamo partiti, che non perderà tuttavia mai, come abbiamo già ricordato prima, però la necessità di proporre un prodotto di qualità. Quindi sarà sempre un'azienda che proporrà della qualità di caffè, ma un'azienda che produce caffè in base a quelle che sono anche le esigenze e le dinamiche del mercato. Quindi un'azienda sempre attenta a quelle che sono le novità, come lo siamo già adesso, ecco.